team sicuramente è uno dei discorsi più importanti, su cui abbiamo fatto anche più errori. Da più o meno un mesetto ci siamo ritrovati ad essere in 8, quando prima eravamo in 4 fondamentalmente. E quando sono partito col progetto circa 2 anni e mezzo fa, ho cercato di prendere dentro i miei amici, perché ha visto chiaramente la bassa esperienza e soprattutto perché stavo finendo la triennale, non mi ero ancora reso conto delle potenzialità che poteva avere questo progetto e delle possibilità che c'erano per tutti noi. E passo dopo passo ho dovuto tirarmi un po' indietro dicendo ai miei amici che forse non era il caso, perché se si lancia in un progetto di questo tipo bisogna dedicarsi veramente full time, sacrificare qualche anno della propria vita, svegliarsi la mattina e andare a letto la sera solamente con questo in testa. Questo vuol dire magari fare meno viaggi, andare meno in vacanza. Insomma, l'idea di base è o di mettercela tutta o di non lanciarsi nemmeno, perché vista l'inesperienza, il mercato là fuori è talmente aggressivo che se non ce la mettiamo tutta, quei piccoli passi che ogni giorno riusciamo a fare, non riusciremo mai ad arrivare in cima e raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti. E quindi la lezione primaria è fondamentalmente di parlare con più gente possibile. Spesso vedo gente che si lancia in progetti imprenditoriali e ha paura un po' di condividere quello che sta facendo, perché crede che la gente gli voglia chiaramente rubare l'idea e farsela sua. La questione è che se tu lavori full time sul progetto sei l'unico che veramente può comprendere la velocità di crescita dello stesso e anche il mercato che c'è là fuori. Per cui cercate di parlare con più gente possibile e soprattutto con gente competente. Noi ancora prima del lancio abbiamo scritto vari fondi di investimento e questi ci hanno accolto a mano aperte per vedere un po' noi ragazzi cosa stavamo facendo e ci hanno dato un sacco di feedback positivi in termini di possibilità di miglioramento del business model.